una giornata di lavori particolari per gli avvocati dell'Agro. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore ha organizzato infatti a Palazzo Doria, in collaborazione con l'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Nocera Inferiore, una giornata di lavori sulla deontologia professionale e sulla figura dell'avvocato oggi e sui rapporti che deve avere con il cliente, con i colleghi e con i magistrati. La nostra professione si basa essenzialmente su due pilastri. Uno è la formazione e l'altro è la deontologia. Questa sera parleremo della deontologia. L'avvocato corretto, l'avvocato che segue i canoni del codice deontologico è l'avvocato che effettivamente può stare sul mercato. Parlerò del nuovo codice deontologico, l'ultimo, che ha visto la luce nel 2014. A seguito della riforma, a seguito della legge professionale, il codice deontologico nuovo dà più garanzie, nel senso che è prevista la tipizzazione. Questo è il concetto nuovo, cioè per ogni condotta illecita vi è una sanzione. Quindi i consigli di disciplina non hanno una grande discrezionalità, hanno quella discrezionalità di applicare una sanzione fra il minimo e il massimo. I relatori hanno posto l'attenzione sui casi pratici relativi ad atti e comportamenti posti in essere da alcuni avvocati che hanno dato vita a procedimenti disciplinari e in alcuni casi anche a sanzioni. Più di 200 avvocati provenienti anche da altri fori hanno aderito all'evento forense organizzato dal giovane avvocato angrese Guglielmo Mauri. Un momento di formazione perché la deontologia per noi avvocati rappresenta una materia di fondamentale importanza. Spesso, forse nel quotidiano, quasi dimentichiamo che abbiamo anche dei doveri e degli obblighi di lealtà, di correttezza nei confronti dei nostri clienti, dei colleghi, dei magistrati e di tutto ciò che ruota intorno al mondo della giustizia. Quindi io ci tenevo a organizzare qualcosa anche nella nostra Angri, in una location così bella quale il Castello Doria, per valorizzare anche il territorio e per creare un evento che potesse fungere da raccolta e punto di incontro per tanti colleghi che purtroppo non si vedono più così spesso come accadeva un tempo. La presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, avvocato Anna De Nicola, mette in evidenza gli aspetti della materia di fondamentale importanza posta anche al centro dell'attività dell'attuale Consiglio e che costituisce il fulcro della vita dell'avvocato. La forte partecipazione di tanti colleghi costituisce un segnale importante per tutta la categoria, afferma De Nicola. Non è mancato il supporto della politica locale, con la presenza al tavolo della discussione dell'avvocato e consigliere comunale Carmen Fattoruso e dell'assessore delegato Bonaventura Manzo. L'amministrazione tutta, nel momento in cui ha ricevuto la richiesta di ospitare questo importante evento dell'avvocatura, ha manifestato subito e immediatamente la sua disponibilità, perché l'avvocatura rappresenta un baluardo per la tutela degli interessi dei cittadini e soprattutto l'argomento di cui oggi si tratta è proprio finalizzato diciamo, a spiegare quelli che sono i rapporti tra l'avvocatura e i cittadini, in modo particolare anche la deontologia degli avvocati e quindi il loro comportamento. Manifestiamo sin d'ora la disponibilità al Consiglio dell'Ordine e a tutte quelle strutture che vorranno in futuro organizzare degli eventi tesi e finalizzati alla tutela degli interessi dei cittadini, a rappresentare e valorizzare la città di Angria, ad ospitare gli eventi.